presented by Geoconomicon.net. Grazie a tutti per essere qui. Se siete qui per caso, va bene, per riposarvi un attimo, va bene, uguale. Questo è per drammatizzare. Quello di cui vorremmo parlare in questa ora, oretta. Oretta, no, io chiedo a te, oretta, mezz'ora, un quarto d'ora, 5 minuti. Abbiamo circa 45 minuti. 45 minuti, scarsi. È in parte della nostra rivista. Gran parte del retro game non elettronico, anzi con un occhio di riguardo ai giochi di ruolo vecchi, fra parentesi. Allora, intanto vi introduco la rivista, che è DM Magazine, Dungeon Master Magazine. È una rivista gratuita online che potete anche farvi spedire se la volete cartacea, se siete dei feticisti della carta come noi, ma giustamente è una rivista di retro game, quindi 20 anni fa non c'era l'ebook, quindi prendetevi la cartacea. Ma presto arriverà anche quella versione. Esatto. Assolutamente. DM Magazine nasce nel 2003 ad opera del qui presente Ciro. E non solo, vabbè, ha avuto l'intuizione di Ciro per parlare di tutti quei giochi, tra parentesi, antichi o vecchi. Nel nostro mondo dire antico o vecchio vuol dire parlare di giochi di 5-10 anni prima. E infatti DM Magazine si occupa di tutti quei giochi usciti entro il 2000. Entro l'anno 2000. Quindi dai primi giochi di ruolo e di società degli anni 70 fino agli anni 2000. È una rivista che si occupa di tutto il mondo che riguarda i giochi di ruolo, di società, ma si interessa anche, per esempio, del mondo dei libro game, del mondo dei libro game e di tutti quegli autori che hanno partecipato comunque alla creazione di questo mondo. Ha ovviamente un occhio di riguardo per i giochi di ruolo, perché i giochi di ruolo sono stati una nostra passione, intendo nostra come tutta la redazione, fin da quando eravamo più giovani, quindi ci sembra giusto dedicargli una parte importante. E niente, su DM Magazine abbiamo cercato di fare di tutto, dalle recensioni di vecchi giochi che ormai non potete più trovare, quindi se siete collezionisti e vi interessa questo materiale, probabilmente trovate delle recensioni che vi possano interessare. Abbiamo fatto degli speciali su intere categorie, come per esempio quasi tutti i manuali di GURPS, di Roadmaster, o trovate anche giochi di società molto vecchi che probabilmente ormai si trovano in pochissime copie solo nel mondo del collezionismo, come Settima Legge o insomma, primi anni 80, esatto, ormai antichi. E niente, è una rivista che potete scaricare gratuitamente su internet nel sito della Grotta di Merlino, oppure ve la potete far spedire da lulu.com, che è un sito che permette il print on demand. E niente, cosa si può dire di altro? Che è una bellissima rivista. Che niente, Ciro è l'ideatore e anche il capo redattore della rivista. Io sono il condirettore, quindi mi sta dando tutta la responsabilità della rivista, perché mi occupa della parte grafica, quindi se non vi piace è colpa mia, fondamentalmente. Segnaliamo anche che oltre agli articoli sui vecchi giochi abbiamo anche come forniamo anche un po' di supporto a livello di sia materiale di gioco, quindi articoli orientati ad avventure più o meno brevi per vari giochi di ruolo. Chiaramente D&D al suo ruolo principe, però ad esempio nell'ultimo numero abbiamo anche pubblicato un'avventura per Cthulhu, un'avventura introduttiva di Gian Matteo Tonci, però comunque molto, molto valida per gli appassionati che vogliono iniziare a introdursi in questo mondo. Ci sono anche altri articoli non propriamente di avventura, ma a supporto magari di sistemi, ad esempio
Abbiamo fatto anche un articolo che sta affrontando a puntate il fenomeno del city building, cioè come progettare una città che sia in qualche modo credibile, per cui una serie di articoli che sono del supporto di gioco che poi ogni master potrà diciamo così calare nell'ambito della propria ambientazione o sistema di gioco in maniera abbastanza semplice. La struttura poi della rivista è abbastanza aperta, quello che non viene pubblicato attualmente sono parti di pura narrativa, questo non in DM Magazine non lo includiamo, però tutto quello che è legato a avventure, recensioni di materiale di gioco, come diceva prima Daniele, editi prima del 2000, sono sicuramente ben accetti. Pertanto ulteriori contributi che chi volesse eventualmente partecipare, basta che ci contatti. Mi sente? Ok, ecco qua. Dicevamo sì, per ulteriori contributi che qualcuno, qualche appassionato volesse iniziare a dare o a fornire, ma anche con piccoli interventi, non è necessario dover scrivere articoli per forza lunghi, minimo tot pagine. Basta che ci contatti, che poi noi provvederemo a visionare gli articoli, poi a sistemarli e poi a pubblicarli. Ok, Ciro, adesso tocca a te. Va bene, allora, esaurita la presentazione del nostro progetto, teniamo a sottolineare che questo progetto di rivista è un progetto rigorosamente amatoriale. È una rivista fatta per passione, per divertimento, non costa nulla, non ha alcuna pretesa di professionalità, eccetera, eccetera. Per cui se trovate qualche errorino, qualche svista, è del tutto naturale, perché noi abbiamo tutti quanti un lavoro normale e quindi la facciamo quando possiamo e con entusiasmo, insomma. La professionalità è una cosa diversa che lasciamo ad altri. Detto questo, come dicevano Daniele e Giulio, l'interesse principe di DM Magazine, a parte lo speciale Lucca Games che facciamo uscire ogni anno con interviste, reportage, fotografie e quant'altro, è il nostro, come dire, tema di ricerca e di indagine. Questo incontro non è solamente l'occasione quindi per parlare un pochino del magazine, ma anche per fare una discussione su quello che è il fenomeno del retro gaming più in generale. Diciamo che, tanto per intendersi, il concetto di retro non è così nuovo in realtà. Il retro, il vintage sono, come dire, concetti che sono diffusi da tempo in molti campi di quello che si può definire l'intrattenimento o la cosiddetta cultura popolare. Riguarda quindi, non so, il recupero dei vecchi stili del vestire, il recupero di vecchie serie televisive, il recupero dell'abbigliamento, anche di arredamento. C'è un interesse chiaramente crescente. I videogiochi, per stare in un settore che è vicino a quello che noi trattiamo, sono sicuramente, diciamo, quelli che sono, come dire, più avanti nello sviluppo di questa passione, perché per esempio in Inghilterra, in Gran Bretagna, mi correggo, c'è una rivista che si chiama Retro Gamer, che è un mensile che si occupa solo unicamente di videogiochi d'annata, quindi fanno recensioni panoramiche, intervistano gli autori del passato, fanno la storia degli editori, degli studi di sviluppo e tutto il resto. Questa rivista è stata, fatte ovviamente le porzioni di impegno e di possibilità, una delle fonti di ispirazione che ha spinto me e altri a lanciare il magazine inizialmente e poi, dopo una pausa provocata dall'abbandono per motivi di lavoro del vecchio condirettore grafico, ripartire, grazie a Daniele, senza il quale il magazine non ci sarebbe, e continuare quindi in questa strada. Tornando al discorso del retro gaming non elettronico, se vogliamo fare, come dire, una storia grosso modo di quello che è questo particolare genere di gioco, alcuni pensano che effettivamente il retro da una parte sia, come dire, nato
ovviamente dalla passione di chi aveva giocato negli anni 70 o negli anni 80 ai giochi storici, nella fattispecie D&D classico e AD&D, e quindi si è ritrovato col desiderio di ripescare, recuperare quelli che sono stati titoli inestricabilmente legati all'adolescenza e per gli americani al college. Molte delle cose che noi ricordiamo come bellissime, divertentissime, simpaticissime, bisogna ammetterlo, sono anche inestricabilmente legate al periodo dell'adolescenza, che per molti resta il periodo più divertente, più scansionato, più speranza della propria esistenza. Per cui è chiaro che il ricordo di queste cose è mischiato al ricordo di quella che era, diciamo, la propria, come dire, vita quando siamo 15, 18, 20 anni. Andando un attimino in quello che è il discorso più, del, più tecnico, ci sono stati ovviamente, scusate, già all'inizio della storia del gioco di ruolo, dei giochi che mostravano una forte somiglianza con le regole di Dungeons and Dragons, e chiaramente lì non si parla ancora di retro, perché il fenomeno sta nascendo in, in quegli anni. Però se prendiamo ad esempio le regole di Kyberian Sorcery, nelle prime versioni, alcuni aspetti delle regole di Tundel and Troll, anche se l'autore smentisce puntualmente questo rapporto di, come dire, quantomeno di cuginanza, è chiaro che molti dei temi proposti sono quelli che proponeva Dungeons and Dragons, per appunto non si parla ancora di retro. Più recentemente c'è anche un fenomeno che distingue fra il cosiddetto retroclone e il retrogioco. Il retroclone è un gioco che punta a recuperare tutto quello che può essere recuperato, non solamente a livello di stile, ma anche a livello di meccaniche di gioco, perfino di grafica, da quelli che sono stati i giochi, come dire, più celebrati, quindi ancora una volta D&D classico e AD&D. Mentre invece il retrogioco tendenzialmente usa regole nuove, oppure fa riferimento alla licenza OGL o anche al D20 System.